No, io non credo che, allora, non credo che sia un problema di inchiesta. L'inchiesta non fa riflessioni sul peso delle alte burocrazie. L'inchiesta dice se un signore ruba o non ruba, o perlomeno parte dal presupposto di dire quel signore ruba, indaghiamo se è vero. Parte dalle evidenze, dalle indagini, da quello che potrete definire come un'ipotesi investigativa o investigatoria. Poi, se invece vogliamo fare un dibattito sociologico, è chiaro che il modo migliore per combattere la corruzione, fermo restando che in questa indagine, su cui non ci sono politici indagati, a differenza di altre, in cui invece i politici sono indagati, e tante altre arrestati e tante altre vicende, in questa indagine, non credo che il punto qualificante sia la questione della pubblica amministrazione. Qui in questa indagine, secondo la Procura di Firenze, ci sono degli elementi di corruzione e di altri fatti contro il codice penale. Bene, cioè male, ma questo è un problema che riguarda la Procura, gli indagati, in bocca al lupo a tutti loro. Il punto nostro è un altro, è che bisogna semplificare. Il modo per combattere la corruzione, il modo più semplice, è quello di rendere più semplice il codice degli appalti, è quello di evitare un eccesso di burocrazia, non tanto dei super dirigenti, ma proprio di sistema burocratico, che a mio giudizio deve essere reso il più lineare, il più banale possibile. E se noi facciamo questo e eliminiamo in partenza tutte le complicazioni burocratiche, che pure in Italia vi garantisco sono numerosissime, beh, se facciamo questo sarà più semplice combattere la corruzione.